to you, Sandy, take Chris to be your lawfully wedded wife, to love and cherish from this day forward. I do. Chris e Sandy sono le prime a dire sì dopo solo un'ora dal via libera della Corte d'Appello che nel giro di 48 ore ha messo in atto le indicazioni della Corte Suprema statunitense, mettendo così fine alla sospensione delle celebrazioni dei matrimoni gay stop in vigore in California dal 2008. Una vittoria per Christine Perry e la sua fidanzata Sandy Steyer, che avevano sollevato il caso e che ora hanno potuto suggellare il loro sogno d'amore legalmente, a fare la testimone il figlio diciottenne delle due. Una decisione, quella della Corte Suprema, che mercoledì ha definito incostituzionale l'atto in difesa del matrimonio, la cosiddetta Proposition 8, che proibiva le nozze gay in California, porterà benefici economici allo Stato, secondo gli analisti. Un vero e proprio boom di richieste e prenotazioni, dunque, per una scelta accolta come una vittoria della democrazia dal presidente americano Barack Obama.